Al Palacarrassi di Bari è andato in scena la prima partita di calcio giocata in carrozzina elettrica. La prima squadra pugliese, nonché la seconda in tutta Italia, è nata proprio a Bari, grazie all'ASD Oltre Sport. Questo fa della Puglia una regione pioniera del Power Chair Football, che trasforma il calcio in uno sport inclusivo. Sentiamo. È la conclusione di un anno di attività, ma è anche un battesimo, un inizio vero e proprio, perché ora stiamo proprio partendo col piede giusto per far riconoscere questo sport come uno sport alla pari veramente del calcio. Tant'è che abbiamo fatto anche un accordo con Lega Pro, quindi oltre a essere una società sportiva della FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, ora stiamo passando proprio in condivisione con Lega Pro, perché gli schemi, la tattica, l'agonismo, la tenacia di questi ragazzi dimostrano che effettivamente sono calciatori a tutti gli effetti. E la cosa molto particolare è che sono ragazzi che usano la carrozzina per la loro quotidianità, per viverci, per cui il loro joystick, che normalmente viene utilizzato per usare la carrozzina negli ambienti domestici o per muoversi nella propria città, nei limiti degli spazi, qui invece diventa uno strumento sportivo d'alto livello. Noi siamo abituati a vedere le Paralimpiadi con grandi atleti potenti e forti. Qui invece questo sport si apre veramente per persone con difficoltà maggiori. I ragazzi che acquisiscono delle autonomie con la loro carrozzina elettrica in questa disciplina sportiva, poi dopo la portano anche in altre, anche nella quotidianità, anche in altri contesti della vita quotidiana. Per cui il joystick, che è l'unico modo per poter muovere le proprie gambe, che sono le ruote della carrozzina elettronica, questo joystick diventa qui uno strumento potente per poter fare dribbling e gol. Della quotidianità può diventare uno strumento per superare le barriere di un marciapiede, per degli scivoli che non sono nelle giuste pendenze, oppure avere una quotidianità di normalità, fra virgolette, però sono nuove normalità che noi stiamo accogliendo e vedendo, sono nuove normalità, sono tutti ragazzi felici, sono tutti ragazzi che hanno vissuto un'esperienza forte nel loro percorso di vita, però qui, grazie allo sport, vanno veramente oltre i loro limiti. Questi ragazzi, sì, mi seguono con tanta gioia, con tanta forza, con tanta tenacia, senza particolari, diciamo, difficoltà. Oggi ci siamo divertiti tanto, abbiamo segnato tanto, è stata una squadra perfetta, movimenti tattici alla grande. E speriamo di continuare così. È come il calcio normale, bisogna sfruttare ogni occasione, ogni errore dell'avversario, bisogna sfruttare quindi i calci d'angoli e le punizioni, bisogna ovviamente allenarsi e fare gli schemi, in modo che da poter sfruttare al meglio queste occasioni.